Buongiorno ragazzi, oggi cambiato spot. E per chi non lo sapesse, andate a vedervi il video. Parcheggiato alla panchina di Gattinara, bel posticino. Adesso i cani fremono che vogliono scendere. Adesso sono qui, guardate un po'. Adesso facciamo un giretto, questo è il posto che avete già visto, è il mio parcheggio che ho fatto e vado giù a fare un giretto e oggi stiamo qui, magari se riesco accendo il fuocherello e faccio la grigliatina mia, fuocherello, qualcosina per fare la grigliatina, insomma, non si potrebbe fare però non passa nessuno, o andare giù là a farla. No, mi scoccia. Adesso vediamo. Magari non la faccio neanche. Metto fuori l'induzione, il tavolino e faccio la costina, le faccio sulla pentola, nella pentolina. Probabile che faccio così. Quindi nulla, andiamo a fare un giretto. Ragazzi, il fiume si è ingrossato tantissimo, tantissimo, perché guardate qua, è anche altissimo, è altissimo. Qui abbiamo praticamente attraversato per andare in mezzo al fiume l'anno scorso e adesso è impossibile. Ma è proprio alto, 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 porca miseria, ma non me l'aspettavo che era così. Guardate che roba. Terra molla. Non tirare. Non tirare. È uscito dagli argini praticamente. Sì, comunque è arrivato fino a là perché ci sono tutti i tronchetti portati, i legnetti portati dal fiume, appunto. Vieni qua. Dai, lì si regge per quest'estate, si può fare il bagno lì, perché è ferma, ma lì ti porta via. E va. Va bene, vado su che forse facciamo questa benedetta grigliatina, ma no, ma non mi va di accendere i fuochi, io non sono per fare fuochi, più a parte il fumo, la puzza, ma proprio rischiare di che poi non puoi più parcheggiare qui, perché sennò tutte le solite storie, no? Quindi evitiamo. Stiamo un po' in relax, in tranquillità, le costine le faccio nella pentola, come abbiamo sempre fatto, e nulla. Andiamo avanti così. Relax. Guardate le orme dei capriolini che vanno a bere. Vieni, fermo, fermo, che tutto molle qua, via, sono su. E qua è arrivato fino a qua il fiume. Adesso è qualche giorno che non piove, quindi si è asciugato un po'. Dopo andiamo a fare una passeggiata, andiamo su verso di là, vediamo un po' passeggiate che prima non avevo fatto. Allora metto il coperchio perché ci sono in giro quei moscerini qua che praticamente, vedete, quei puntini qua, che si appoggiano sul tavolo e siccome è bollente muoiono. Però evito di farli andare dentro. Per quello che non mi piace cucinare all'aperto a me.
chiaramente col fuoco della griglia c'è meno possibilità che vadano su. Comunque va bene, adesso mangiamo, prepariamo qua. Come vedete non sono allacciato a nessuna rete, come già sapete, insomma. Vedete? Anzi, fatemi chiudere qua. E oggi si mangia qua. Direi che sono quasi pronte e adesso mangiamo con questa bella vista. Mamma mia che bella, guardate che roba. Vedete, ha schizzato un bel po', eh? E siccome siamo all'aria aperta in un posto così, chiaramente si usa Winnis e almeno non inquiniamo. Comunque, boh, sono pieno come un uovo. Sì, chiaramente la carta lì adesso la tiro su, è quella che ho usato per pulire la pentola e adesso poi lavo tutto, chiaro. C'è un bel aerone nel fondo che ci sta aspettando. Adesso prenderà il volo, ma ci avviciniamo. Pausa caffè, sono le 3 del pomeriggio ed è uno spettacolo, anche perché l'ombra è arrivata davanti, come vedete, quindi si sta da Dio. Dietro ho praticamente chiuso le tendine. Vabbè, non sono stato a mettere sul copricoso, anche perché sono in mezzo al nulla, qua succede qualcosa, almeno sono pronto per andare via. E qui ho chiuso le tendine di modo che entra meno caldo. E oggi ci sono 30 gradi dentro in camper e 26 fuori. 26, anzi, andiamo a vedere. Vabbè, adesso è sotto al sole, sicuramente non fa testa. Ve lo dico stasera poi quanti gradi ci sono. Beh, è un po' in ombra. Segni a 29, sì, ombra sole. Quindi va bene così. Adesso stiamo qua un po' al fresco. E boh, andiamo a farci un'altra passeggiata. Che bello. È uno spettacolo. Le cretine nel fondo. Dai, poi gli mettiamo una carotina. Verdi ce n'è, ne hanno da mangiare, però la carotina secondo me gli piace di più. Ok, dopo la camminata siamo ritornati qui al... Un attimo, siamo ritornati qui al punto di osservazione, che è dentro qua. Qui c'è un punto di osservazione. Vedete? Qua ci sono tutti gli uccellacci, tutto pieno ed è molto bello. Facciamo cena, sono le 7, non mi sono neanche accorto. Tra spippolare su TikTok e guardare un po' di cose, condividere, eccetera, è passata proprio la giornata. E, vabbè, a parte che c'è da dire che ho fatto anche quasi un'oretta di camminata, quindi è per quello che è passata la sera. Adesso i cani hanno voluto rimanere sul camper e li ho lasciati su, molto bene perché è scomodo dormire sui sassi, quindi niente. Oggi si mangia leggero, sempre la classica vista, finocchietti con feta. Via, buon appetito, buonasera e poi vediamo il tramonto com'è e a che punto è.
È un po' annebbiato. Vediamo quando va giù, quando diventa rosso, se si può fare una bella foto, una bella ripresa. Già qua pronto il cavalletto. Cafferino, sono le 7:30 del mattino, ragazzi, sono le 7:30 del mattino, è una giornata spettacolare. Ci sono un po' di righe in cielo, però è una giornata spettacolare. Cafferino, poi porto i bimbi a fare un giretto. Andiamo verso di là magari sto giro. Ragazzi, ho preso la telecamera per filmare, batteria scarica. Ci sono appena stati qua i carabinieri e hanno fatto il giro di lì, si sono messi dietro. Poi abbiamo aspettato un attimino. Ah, eccoli là, guarda. Sono là. Lì stanno parlando col contadino. E nulla, niente, ha detto che qua si fermano tante persone, e non pensavo neanche. Si fermano tante persone, è una zona tranquilla, però siccome è isolata, allora passano ogni tanto a controllare. Poi io le altre volte che sono venuto qua non l'ho mai visti, comunque è un bene, no, che passino a controllare, l'importante è appunto stare tranquilli. Comunque io ho le cani legati fuori, finestra aperta, nessun problema. Non c'è, diciamo che la libera qua è tollerata. Chiaramente non bisogna esagerare come succede in alcuni casi che vedo. No, ho la batteria, ho la GoPro che non va bene. Si spegne ogni tanto, fa quello che vuole, insomma. E nulla, alla fine dicevo che l'importante è stare non esagerare, nel senso di non fare festa con musica o roba del genere, no? Per dire. Infatti devo dire che il mio gruppo è molto 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 tranquillo. C'è pure gente che va a farsi il pisolino. Quindi qua possiamo venire. Quindi organizzeremo di fare un piccolo ritrovo qua. E ci sta, dai. Bella lì. Vabbè ragazzi, cottura top. Qui c'è il feta di ieri. E adesso mangiamo. Ok, ne ho approfittato per fare questo timelapse perché oggi era bello, oggi è bello limpido. È uno spettacolo stare qua oggi. Adesso andiamo a fare la passeggiatina con i miei bambolini che sono già qui che guardano le bruttine fuori, se passano. Cosa sbadigli? Andiamo a fare un giretto? Andiamo.